Signori, buongiorno e benvenuti per questa nuova fase, nuovo corso del Punto Enel di Vibo, storicamente già presente qui. Ha subito un restyling questo ufficio e chiaramente si mette in linea con tutti gli altri centri Enel d'Italia. Enel è certamente un punto di riferimento, grande storia per il nostro paese, Enel è energia. Io mi auguro come giornalista chiaramente che questo paese ritrovi energia in tutti i sensi, quindi spero che questa giornata sia anche di buon auspicio per un'Italia che ha tanto talento da esprimere in Italia e nel mondo e che anche grazie a gruppi performanti come Enel può certamente avere l'energia giusta per ritrovare un successo che tutto sommato è nel nostro DNA. Darei subito la parola per i saluti al responsabile del front-end Calabria, Nino Spinella. Prego Nino. Buongiorno a tutti, a nome di Enel Divisione Mercato vi do il benvenuto in questo locale storico di Vibo che ha visto sempre la sede di Enel. Questo locale adesso è stato ristrutturato secondo un nuovo layout, un nuovo restyling per essere più accogliente, per essere più vicino ai nostri clienti, a tutti i clienti di energia e di gas che sono sul territorio. Io do il benvenuto al sindaco della città di Vibo, alla dottoressa Caracciolo in rappresentanza della prefettura e viceprefetto e al don Giuseppe Fiorillo, vicario della città, perché farà poi la benedizione ai locali, e al nostro responsabile di divisione mercato di Magliara Sud, l'ingegner Michele Grassi. Inoltre ringrazio ancora tutti coloro che hanno partecipato, le vostre graditissime presenze, di tutte le autorità civili e militari che sono presenti a questa giornata inaugurale. Ecco, adesso passiamo la parola all'ingegner Grassi, che ci darà un po' di indicazioni, informazioni sull'organizzazione e sul funzionamento di questo nostro punto e sulla presenza di Enel in Calabria. Ingegner Michele Grassi, responsabile della divisione Mercato Area Sud, a lei la parola. Credo che almeno da questo punto di vista l'Italia non sia divisa, Enel apre centri uguali e performanti in tutta Italia. Sì, Italia non è divisa, anzi è unica. Il look bellissimo di questo punto Enel con questo bianco, questi colori, insomma questa bella struttura in realtà replica anche quello che esiste in altre sedi, non solo in Calabria ma anche addirittura a Milano c'è un negozio molto simile a questo. E soprattutto la nostra ambizione è quella di poter servire i nostri clienti allo stesso modo, offrendo a tutti grande qualità, offrendo a tutti grande competenza per il mezzo di un team che è presente qui a Vibo, che sono 10 colleghi qui di Vibo più il nostro team leader che purtroppo oggi non è presente per un motivo lietissimo, per sua fortuna è diventata nonna, quindi è una cosa assolutamente bellissima. Gli facciamo un applauso perché poi vedrà probabilmente la registrazione e quindi è almeno con noi spiritualmente in questo momento. Devo dire che questo punto è per noi un punto di eccellenza perché riesce a servire al meglio i nostri 160.000 clienti che sono presenti qui sul territorio. Di questi già 25.000 hanno scelto i servizi di energia. Parlavamo di come restituire energia all'Italia, noi stiamo provando a dare anche il gas all'Italia e quindi spingere sull'acceleratore fornendo gas ai nostri clienti. Questo per noi è un punto assolutamente importante dove vogliamo crescere, dove vogliamo servire al meglio anche i clienti della Calabria. Dopodiché io volevo anche dire come Enel in realtà è in Calabria non soltanto con questo punto Enel ma con altri 6 punti Enel presenti, con 47 altri negozi che sono presenti sul territorio, ma soprattutto con tanti call center che oggi permettono anche in questo momento difficile dell'Italia dare lavoro a tanti giovani, a volte neolaureati. Sono circa 1.400 le risorse in Calabria che lavorano per i call center di Enel e questo per noi è un motivo di assoluto orgoglio e si affiancano i circa 1.000 dipendenti di Enel nella regione Calabria. Tutto questo significa che questo territorio, questa città, per noi sono punti importanti del nostro sviluppo. Vediamo troppo spesso uffici che chiudono, fabbriche che chiudono, sistemi che crollano rispetto ad una economia di mercato. Importante per noi investire in Calabria ed avere in qualche modo qui i nostri partner giusti sul territorio per poter crescere. Grazie.
E grazie all'ingegner Michele Grassi. Il primo cittadino, il sindaco Nicola D'Agostino, certamente i servizi per una città sono importanti, i servizi che dà il comune, i servizi quindi pubblici, ma anche quelli privati, perché è così importante oggi inaugurare questa nuova sede Enel qui al Vibo. Penso che l'importanza l'abbia chiarita l'ingegnere Grassi rispetto a un mondo attuale dove in Italia si chiudono troppi uffici, troppe fabbriche, qualcosa che invece apre, che quindi si allarga con i numeri appunto così importanti citati dall'ingegnere Grassi, evidentemente già questo è motivo di grande soddisfazione per il comune di Vibo, che in effetti è impegnato ad erogare anch'esso tanti servizi. Giornalmente il mio assessore ogni tanto dice: partiamo con 600 servizi al giorno, e forse questa è una delle, come dire, delle poche attività, quella dei servizi, dove la crisi forse si sente un po' di meno, perché al di là delle industrie, al di là di altri settori, forse il settore dei servizi, come alcuni settori di cui parlavamo poco fa con Piero, settore turismo, settore della cultura, è spesso chiaramente anche chi fa servizi poi si avvicina anche agli eventi culturali. Ora vedo ad esempio che Enel ha scelto questo splendido castello che richiama un po' questo, come dire, questo abbinamento servizi, energia, la storia di una città come quella di Vibo, e anche il fatto di aver, come dire, puntato molto su questo punto storico. Evidentemente anche questa è una scelta, secondo me, molto appropriata e direi sicuramente vincente anche per i nuovi servizi che Enel si appresta a portare nel nostro territorio. È un buon lavoro, speriamo che appunto i numeri possono ancora crescere, perché c'è davvero tanto bisogno in questo momento di dare opportunità di lavoro soprattutto ai giovani, e comunque anche i vecchi, diciamo, non li rottamiamo tanto presto, perché sennò poi sarebbe un problema. Se penso alla moglie di La Gamba, se lo ritrova a casa, insomma, non sarebbe semplicissimo da gestire. Grazie, e davvero grazie per aver creduto anche nella nostra città. Grazie. Beh, intanto mi ricorda Domenico Trapasso, vedete le immagini della storia Enel, una storia lunga, importante, che ha seguito la storia e l'evoluzione del paese. Al viceprefetto Maria Stefania Caracciolo non posso non fare una domanda sulla sicurezza. Voi gestite tanti momenti di emergenza, qui siamo all'interno di un ufficio, ma tanti uomini Enel poi sono chiaramente per le strade a seguire le ferrovie, tutte le infrastrutture. Ecco, quanto è importante, a volte ce ne dimentichiamo, che ci sia un'assistenza anche nelle primissime ore, pensiamo ai terremoti, alle alluvioni che stiamo vivendo in questo momento, ecco, avere un comparto tecnico che intervenga subito nei momenti di emergenza. Intanto io vi porto i saluti del prefetto, che oggi è impegnato per motivi istituzionali in sede. Lei ha toccato un tasto importantissimo. Non dobbiamo dimenticarci che nel centro coordinamento soccorsi che ha sede in prefettura allorquando ci sono delle problematiche di protezione civile, ci sta anche un referente Enel. Noi l'abbiamo sperimentato l'anno scorso quando c'è stata l'emergenza neve, è stato quello che ha lavorato più di tutti, perché i tralicci avevano interrotto diversi comuni, insomma, erano rimasti senza luce e hanno lavorato in tre, veramente anche di notte, per una settimana. Quindi questo sta a dimostrare, noi costantemente, io faccio i turni in prefettura e come funzionario di turno spessissimo io contatto, abbiamo i vostri recapiti di reperibilità, e quindi contatto spessissimo quando il cittadino di domenica si rivolge alla prefettura perché non ha come fare. Ecco, ci siamo noi e che garantiamo la nostra reperibilità, e d'intesa con tutti i servizi più importanti portiamo avanti le legittime istanze dei cittadini. C'è da dire questo, che noi siamo particolarmente felici che il sud e il nord oggi siano perfettamente uguali. Siamo felicissimi quando il cittadino può avere risposte alle sue domande, e oggi questo è un passo in avanti che si fa, e quindi complimenti per il vostro lavoro. Grazie. E grazie anche al viceprefetto Maria Stefania Caracciolo. Ora è il momento della benedizione, quindi passerei il microfono a Don Fiorillo per questo momento
importante. Ecco, dovrebbe essere Dulcis in fundo, come memoria latina. Dulcis in fundo perché? Perché adesso noi invochiamo dal Signore la benedizione per tutte queste belle idee, queste belle suggestioni che sono state a noi date. E poi Dulcis in fundo perché finalmente, come ho capito, qui si parla in diretta, sì. Si parla tu per tu, perché ormai siamo tutti abituati a parlare da lontano, anche i ragazzetti nostri che vediamo, incontriamo, e vi accorgete che parlano col telefonino, parlano col videogiochi, parlano con strumenti, parlano a distanza. Oggi non si parla più da vicino. Finalmente, quindi, abbiamo un punto che unisce l'Italia e l'unisce con la parola diretta. Ecco, guardarci in viso. E questo è molto bello, questo è molto esaltante. E noi, su questa realtà, noi invochiamo la benedizione del Signore che San Giacomo chiama datore dei lumi. Voi date luce. E quindi siamo in collegamento proprio con il datore dei lumi, come San Giacomo chiama il Signore. E allora su queste belle realtà, su tutto quello che si realizzerà con la competenza massima che sappiamo che c'è nell'Enel, noi invochiamo questa benedizione del Signore e che Lui veramente sia vicino a noi e che ci protegga e ci aiuti a superare questa depressione che c'è nel nostro mondo, depressione morale, economica e sociale, che con queste belle iniziative finalmente ci sia un po' di sole, ci sia più un po' di ottimismo, che c'è tanto bisogno di essere più sorridenti, più accoglienti e stringerci la mano e abbracciarci e non parlare da lontano e non ignorarci. Con questi sentimenti di augurio, soprattutto un augurio forte perché siamo in questi tempi in cui ci prepariamo al Figlio di Dio che è sceso in mezzo a noi, invochiamo questa benedizione con quello che Nino, che è un grande collaboratore della mia parrocchia, e lo ringrazio, ha preparato, abbiamo preparato ieri sera. Ravviva in noi, o Padre, nel segno di quest'acqua benedetta, l'adesione a Cristo, pietra fondamentale che ci sostiene e pietra angolare che ci unisce nel tuo amore. E la benedizione del Signore discenda su questi luoghi, discenda sui progetti, discenda su tutti i sogni che ciascuno di noi ha per il bene comune, che porti pace, salute, accoglienza, grazie di Dio. Amen. E grazie anche a Don Fiorillo anche per le sue parole sempre di grande umanità e di grande interazione che ci riportano sempre al centro proprio come persone, questo fatto di non perdersi nella virtualità e ritrovare in qualche modo la piazza in senso lato, ritrovarci a quattro occhi mi è sembrato davvero una sottolineatura fondamentale. Beh, siamo pronti adesso al taglio del nastro, quindi suggelliamo questa inaugurazione con un taglio del nastro multiplo. Adesso ci prepariamo al taglio del nastro. Siamo pronti anche per gli amici della stampa che ringrazio, le testate giornalistiche, la carta stampata, la TV, le radio, tutti coloro che poi riporteranno alla collettività questo momento. Applausi. Punto Enel è pronto da questo momento a dare i suoi servizi e a rendere viva questa nostra città.